Che cosa rappresenta questo carnevale per il paese di Suvero? Per il paese di Suvero rappresenta una bellissima festa, una bellissima tradizione che ci hanno tramandato i nostri genitori, i nostri nonni, e che perde la nascita nella notte dei tempi. È una tradizione che per noi è orgoglio poter portare il nostro paese negli ultimi anni, fortunatamente anche in giro per l'Italia, e come potete vedere alle spalle, con tanta gente che sta cominciando a conoscere, a scoprire questa nostra tradizione e la Val di Vara. Ci sono due maschere in particolare, spieghiamole. Sì, sono due maschere, quella che indosso io è la maschera dei belli. Il nostro carnevale si chiama Carnevale dei Belli e Brutti. E noi rappresentiamo, noi belli rappresentiamo la bella stagione, con vestiti colorati, nastri, trini, qualsiasi cosa che possa abbellire questo cappello a falde larghe e questo nostro vestito. Abbiamo dei campanellini con un suono gentile. A contrapposizione nostra ci sono i brutti, che hanno invece un vestito stracciato, fatto di stracci logori, una pelle sul capo con delle corna e dei campanacci in vita, che scacciano la cattiva stagione e il maligno. Noi insieme ci chiamiamo i mascheri e rispondiamo al suono di una conchiglia grande che noi chiamiamo la lumaca. Questa cosa di cosa ci faccia una lumaca in cima alla Val di Vara non lo sappiamo, probabilmente nei famosi scambi in epoche remote tra terra e mare. È lunga questa giornata di festa, inizia dal mattino con l'acquesto a casa per casa e poi prosegue fino a sera. Sì, allora il mattino è rimasto e lo teniamo come carnevale, diciamo, nascosto, perché è la tradizione proprio dei nostri nonni che non vogliamo che vada perduta, e quindi noi del paese continuiamo a mantenere questa acquestua che facciamo in giro, mentre poi la festa aperta a tutti nel pomeriggio dalle 15 in avanti si snoda tra le vie del paese, e comunque riproponiamo l'acquestua che si faceva nei tempi e che ancora oggi si fa di casa in casa, dove viene offerto da mangiare e da bere in cambio di balli da parte dei belli, perché siamo sempre accompagnati dalle fisarmoniche, e da scherzi, piccoli scherzi da parte invece dei brutti. Che cosa consiste la vostra maschera? Allora, la nostra maschera consiste nelle pelli di capra nera, la maschera di Suvero con il corbettolo per coprirla, sopra abbiamo delle pelli di volpe e poi dietro abbiamo ossa animali. Sì. Che cosa significa? Allora, ha diversi significati. Il corbettolo è perché è una pianta sempreverde in segno di fertilità, e le ossa sono per la rigenerazione dopo la morte.